primi che proviamo. Matteo Renzi. Sì, funziona. Avevo detto Bersani, non andava, ho detto Renzi invece. Va bene. Ancora pochi secondi che andiamo a truccarci e poi cominciamo. A te non lo apre, prova a dire, prova a fare il microfono. No, non va, perché io sono con Grillo e quindi... perché devi dire vaffanculo, allora funziona. Va bene. Okay. Siamo partiti allora, mi sembra, buongiorno, quanta bella gente da quella parte del tavolo, da questa almeno uno c'è. Io mi chiamo Luca Bottura, di professione faccio il cazzaro sui giornali e curiosamente da qualche anno Arianna Ciccone, che è il motore, uno dei due motori di questa meravigliosa manifestazione, mi ha chiamato per la mia trasmissione radiofonica che si chiama Lateral ad aprire con una rassegna stampa, appunto, stupidotta, il festival. E prima di questa edizione mi ha detto: che bello, potresti fare la rassegna stampa il 2 maggio. E io ho anche preso un po' come una promozione, no? Perché naturalmente... Poi stamattina sono andato in edicola e il 2 maggio non ci sono i giornali. Questa è una cosa che... Quindi una promozione, diciamo, anche un po' così. E quindi ho chiesto, diciamo, a un amico della bella satira, dell'umorismo, del disegno intelligente, della televisione... Sto esagerando? Non so, lui ti ha detto di no e quindi poi hai chiamato... Esatto. Avevo chiamato Iacovitti, mi hanno detto che è morto, e quindi c'è Marco D'Ambrosio, detto Macos, per cui vi chiederei un applauso entusiastico. Grazie. Dai. Fate finta che vi abbia appena dato 80 euro, questa è un po' la cosa. Allora, Macos, che tutti conoscete, non ha bisogno di presentazioni, vuoi presentarti comunque? No. Vabbè, lo dico io, insomma, normalmente tra l'altro si esibisce con accanto uno bravo, cioè Zoro, quindi oggi io mi scuso, io di Zoro l'unica cosa, diciamo, che posso, su cui posso giocarmi sono i capelli, per il resto no, e quindi vabbè, cercheremo comunque di chiacchierare brevemente e di farvi vedere un po' di giornali quello che abbiamo trovato. Io stamattina tra l'altro ho scritto su Twitter e subito mi hanno detto: ma guardate le testate online, ma io sono anziano, le testate online non so neanche dove stiano di casa, e quindi ho preso i settimanali, quindi guarderemo insieme i settimanali e vedremo che cosa hanno pubblicato i settimanali, anche perché alcuni settimanali sono l'unica cosa che ancora si vende in edicola, insieme alle figurine pelosine di Peppa Pig, che... perché poi noi siamo qua a celebrare il giornalismo, no? Le cose. Poi in edicola o compri quello o compri i sottobicchieri o chi, che più o meno come sottobicchiere tra l'altro va benissimo anche quello. E ci vendono quindi due cose, Peppa Pig e poi, come vedremo tra poco, l'altra cosa che si vende molto è il Papa, in tutte le sue forme, in tutte le sue manifestazioni, chiunque praticamente parla un po' del Papa, no? Quindi sì, è un'idea sì, di mercato... No, qua c'è il cortocircuito, perché tra Peppa Pig, che è un successo di mercato incredibile, e anche il Papa, che lo è... Cioè, io immediatamente ho visto il... Adesso lo accendo. Possiamo farlo vedere? Non sì, so se sì. Poi... Secondo me qualcuno si incazza. Però... Papa Pig. Sì. Io ora voglio scriverlo, perché il fatto di averlo scritto ora in pubblico, davanti a testimoni, che poi viene ripreso, per me blocca il copyright. Perché questa cosa qui è molto vendibile. Voglio dire che lo sfondo giallo appartiene a Gazebo, tutto quello che io faccio qui, che ha questa forma in disegno, appartiene a Gazebo e a Zoro. Quindi Zoro si prende le royalties su Papa Pig. Tutto quello che io dico, lui me lo dice tipo Ambra. C'è Zoro. Che bella, ecco qui, che sì. Bella immagine, Papa Pig. E questo vende, anche perché poi fa la raccolta. Che c'è, non è uno, ce ne sono quattro versioni. C'è quella, Colleziona di tutti, potrebbe essere, sì. Tu vai in edicola, è uscito Paolo VI, no, eccolo qua. Poi c'è le buste, quelle che dentro non si vede, quindi tu non lo sai, per dar sette capi sono due, vabbè. Che c'è anche lo slogan Mistero della Fede, che potrebbe anche funzionare. Vabbè, mo c'è cacciano immediatamente. Tra l'altro, a proposito di scherzi, c'è quello di Arianna che mi ha detto, appunto, fai la rassegna stampa il 2 maggio e non ci sono i giornali. Poi prima è arrivata una signora, ma io credo fosse uno scherzo, mi ha detto: guarda, dovresti dire che la colazione qua è offerta da Coca-Cola. E io sono rimasto... E poi dovresti dare una buona notizia. Allora adesso parliamo del Papa, ovviamente, ne parliamo... Scusa, io vedo subito un... Cioè, hai un altro marchio? Un cortocircuito? Sì? Perché... Se Papa Pig fosse offerto da... Guarda, ma tu non vedi? Io lavoravo nel marketing della GDO, che sarebbe supermercato, queste cose qua. Ah, è oro puro. Bello, potremmo fare anche Papa Cola, secondo me, guarda. Sì, che...
Io direi di lasciar perdere adesso questa cosa che nasconde. Sì, va bene, ok. Cominciamo con la rassegna stampa prima di essere inceneriti da un fulmine, perché comunque, tanto questo, come tutti sanno, è un hotel in cui accadono cose strane, perché da qua partì la marcia su Roma. Quindi ve lo dico, se volete dopo possiamo anche prendere un pullman, andiamo tutti insieme, tanto la, diciamo, il momento politico è anche abbastanza... Sì, sì. Che brutti che siamo. Allora, vediamo un po' di questi settimanali, mensili, che parlano del Papa. Vorrei cominciare, se si vede, se si può far vedere, col mio Papa. Eccolo qua. Ah no, l'Espresso. Vabbè, comunque è più o meno la stessa cosa. L'Espresso, che per vendere qualche copia in più fa la copertina ovviamente su Papa Francesco, che però ha il lato oscuro della forza. Vedete, manca una parte di Papa Francesco. Luke, io sono tuo padre. Perché la verità è che qua c'è quello simpatico, ma qua c'è Resta Ratzinger, eh? Non è che quando deve parlare di aborto, di divorzio, queste robe qua, si sente una voce da dietro in tedesco che dice non dovete fare quello. E quindi praticamente, però insomma è interessante che anche un settimanale come l'Espresso, che una volta in copertina metteva immagini oscene. Io ho lavorato per un po' di tempo a Cuore, che era un settimanale satirico degli anni 90, siccome ero il giovane di bottega, mi mettevano a fare il borsino tette e culi, cioè io dovevo contare quante tette e culi c'erano sull'Espresso, su Panorama, sull'Europeo e così via. Vinceva sempre Panorama, tra l'altro, e non c'era ancora Carlo Rossella, tra l'altro, e adesso invece le cose sono un pochino cambiate, la cosa che funziona di più, appunto, è Papa Francesco. Ma ecco, per chi non lo sapesse, il vero il mio Papa è questo, eccolo qua. Chi di voi conosce il mio Papa? Tutti quanti? Chi lo compra abitualmente? Dai, non fate come quando uno dice chi ha votato Grillo, che non alza mai la mano nessuno. Dai, su. Nessuno ha mai comprato il mio Papa? Va bene, allora adesso lo leggiamo insieme, così ci divertiamo. Tanto all'interno c'è il poster, eccolo qua, da mettere nella cameretta, eccolo qua, eh? Quando tornate a casa. E oppure c'è anche questo, eccolo qua, vedete. Aprite, spalancate le porte a Cristo. A Cristo sì, ti suona il telefono. La partita sveglia. Tra l'altro poi finiva con chiudetela ai testimoni di Geova, ma non hanno... Non l'hanno messo. Allora, questo è il mio Papa, e come diceva Marco prima... Questa è una presa di lotta, eh? Abbiamo, esatto, si stanno agganciando. Pensa a quest'uomo come sta vivendo, eh? È un po' il Pierluigi Bersani della Chiesa, eccolo, sì. Qua, era arrivato a un momento, poi ha sbagliato il marketing come Bersani e ha vinto questo, però sono quattro, sono un po' gli Abba. Soprattutto almeno... quando guarda la messa in TV. Com'è? Quando guarda la messa in TV, io lo sì, sì, sì. Pensalo a casa. Ogni maledetta domenica. Lui ha sbagliato questa cosa e tenta di incenderlo con un fulmine, ma appunto non ci riesce. E poi all'interno, perché la cosa bella, è una piccola notazione quasi seria, mi scuso, 10 secondi. Una volta, se ricordate, i settimanali, quelli tipo Oggi, Gente, tutte cose bellissime, per carità, avevano tipo la copertina su Maria Teresa Ruta, no? Che dichiarava cose interessanti su Medjugorje. E poi in alto... Perché la parola interessante a Medjugorje insieme fa ridere? Guardate che, vabbè. E poi in alto c'era Padre Pio, che guardava, no? Adesso è il contrario, cioè adesso c'è il mio Papa e poi all'interno gli farò vedere che si parla di Medjugorje. No, non è vero, però, guardate questo titolo che è straordinario. Dopo la settimana santa, il Papa sembra stanco. Ma la folla gli ridà la carica, yeah! Che... cioè una cosa da quindicenni, che per carità è vero che la fede è un po' quello, perché per crederci uno deve rimanere fanciullino dentro, no? però questo meraviglioso, questo cortocircuito, diciamo, del linguaggio, secondo me è molto interessante. Poi andando dentro ci sono cose interessantissime, in edicola e su internet col mio Papa, c'è la mappa della casa del Cardinal Bertone, scala 1-1, quindi vi dovete portare via anche l'edicola, ci sono... Poi andando avanti, l'eredità di Don Puglisi, quindi anche cose serie, approfondimenti, e poi, attenzione, ecco qua, pubblicità di Focus con la storia dei papi. Quindi un settimanale sui papi che pubblicizza un mensile sui papi. Si rischia il buco spazio-temporale, cioè proprio il rischio di essere inghiottiti. E poi a fianco il Santo Padre in TV, cioè per non perdervi neanche un secondo. Tutti gol. Sì, volevano farlo anche su Matteo Renzi, ma poi veniva una cosa alta un metro, perché è sempre in onda, e così. Poi, ecco, questa ti chiederei, Marco, se puoi darmi una mano, perché c'è questa poesia bellissima, una poesia da Roma per Francesco, di cui vorrei leggere alcune righe perché spero vi toccheranno nel cuore, che è qui. Francesco il Papa? Francesco, no, Totti, sì, poteva essere invece. Io provo nel mio romanesco, che è quello acquisito da Zoro.
Beh, allora, che bei ricordi quella sera con la gran piazza tutta illuminata. T'affacciasti sorridente dal barcone per conquistare tutti col tuo bel faccione. Questa è. Prego. Noi romani lo capimmo fin da subito che saresti stato il Papa di noi tutti. Hai seminato parole sante e benedette e adesso se raccogliono i meglio frutti, non è la mia lingua. Ai tuoi piedi tutto il mondo si è inchinato, pure quelli col passato insanguinato. Che poi chi? Chi si è inginocchiato ai piedi di questo insanguinato? Poi? Non lo so, io non ho fatto il catechismo e si vede, tra l'altro. E poi si conclude con dura e impietosa continua la battaglia. Ma una cosa ci rende pieni di speranza, che tu, Francesco, starai sempre con tutti noi, dei tuoi sorrisi e abbracci ne godremo in abbondanza. In curva. Esatto. Vabbè, e le vostre lettere, quindi c'è gente che scrive queste cose, poi incontriamoci in piazza, ci sono un po' di personaggi, e poi vediamo se le trovo, perché ci sono le parole crociate, giustamente, il Papa. Del Papa? No? Le parole latino, crociate. Vabbè, non so se trovarlo, perché ci sono alcune definizioni molto interessanti, tra cui, non sto scherzando, sigla della Banca Vaticana. Sì. Io ho provato a scrivere. Questa sigla musicale. Cioè, la risposta era Ior. Io ho provato a scrivere, mi si è bucata la pagina. Quindi vado avanti e non voglio rischiare. Poi c'è A Sua Immagine, ecco qua, la rivista ufficiale, Il Sogno di Papa Francesco, Bergoglio Città Politica. Questa è la rivista ufficiale della trasmissione televisiva, che certo tutti guarderete, immagino. Che platea di miscredenti. E poi all'interno, ecco qua, Papa Francesco, il portachiavi girevole. Questo è. Cioè, Papa Francesco e il santo di Assisi. No, comunque, a parte gli scherzi, questa è una roba veramente tipo Peppa Pig, lo stanno spremendo con un limone, cioè, lo troverai ovunque, veramente faranno i pelosetti, le ciabattine. Da un lato la foto del santo padre, dall'altra quella del poverello di Assisi. Questo è per fare, non so, probabilmente quando ti ferma la stradale per impietosirli, lì dipende a chi è devoto la gente e quindi... Vedo che hai disegnato una cosa che farei vedere, eccola qua. No, graficizzavo lo switch che c'è stato tra la ruta e il Papa, che sono ormai che è stata un'osservazione intelligente da parte tua e non mi aspettavo. Ma io sai come ho studiato poco e si vede... Ecco, qui ti chiederei un'expertise, anche se non so cosa vuol dire, perché ecco dentro qua, c'è il fumetto di Papa Francesco, eccolo qua, il cui protagonista però è Stanlio, per un errore... Sì. È vero, non si sa perché, ma e volevo chiederti appunto che ne pensi, perché è allora, la storia vera, lo dico per chi non la conoscesse, del Papa che riceve una telefonata da un curato di campagna, il quale gli dice ho una Renault 4 bianca, il Papa gliela chiede di portarla in Vaticano per fargliela vedere, si prende la Renault 4 e quello torna a casa a piedi, questa è la storia. Che è anche abbastanza agghiacciante per questo povero prete che era andato sperando magari che gli desse la papa mobile. Però ti chiederei un giudizio su allora, questo. Il segno è molto moderno, molto, si vede in cartoon che vediamo oggi anche per adulti. Come quelli, per adulti? No, sì. C'è una serie di cartoon che prende il via da South Park, altri geni, Griffith, conoscete, no? Ma che... insomma, quindi c'è questa, capito, la linea normolinea così sottile, tutto riempito. Per me, allora, come immagine funziona, non funziona tanto come testi. Mm-hmm. Perché ad esempio qua il Papa dice dobbiamo aprirci e andare verso le periferie. E ci sta. Sì, è questo stato di Don Renzo, tu nelle periferie ci stai da sempre. L'altro dovrebbe dire perché c'ho culo. Però invece io dice... l'avrei chiusa così. Invece loro non hanno il coraggio di... Sì. Di metterci la battuta vera forte che lo renderebbe moderno. Però vedo che il prodotto qui, e questo a me è curato da quattro persone, cioè come una trasmissione TV, disegno e colore Aldo Barrese, storyboard e disegno, cioè fanno lo storyboard prima, come lo presentano, forse lo fanno vedere a Papa Francesco e dice no, qua mi cambi l'inquadratura perché io dico... Sai che potrebbe essere? Testi, Stefania Gareddo, chiaramente si chiede, e poi c'è il coordinamento. Cioè, perché no, sono questi si sbattono uno con l'altro. No, devi aspettare prima di fare i testi. Vediamo lo storyboard, tu non disegnare. Comunque è bello, un prodotto... Però ti piace? Sì, curatissimo. Cioè, ti dispiace anche un po' non aver avuto l'idea tua? A me farò del culo perché...
Io tutti li ho beccati, cioè io ho investito su Monti, mi ha detto male, ci ho fatto un libro. Ah, a proposito, possiamo tornare indietro di un secondo? Perché prima, allora, è ancora Peppa Pig, perché volevo dirti una cosa. Sì, Peppa Pig ce l'ho sempre. No, perché io ho due bambini, la più piccola ha quasi 6 anni e il grande... Ah, so cosa stai per chiedermi, quelli che chiedono tutti, lo so, gli adulti, perché, malati. Sì, perché io nel volto di Peppa Pig, malato io, ma... No, io non vedo esattamente il profilo di un simpatico maialino, ma vedo una... Non ci deve essere pudore, in questi vedere, bambini sono innocenti, ma la base di Peppa Pig, la base di Peppa Pig è chiara. È questa. Sì, cioè è evidente che è arrivato qui, succederebbe il casino in qualsiasi famiglia, se non, come si chiama lui, Ashley Baker, insomma, il inventore di Peppa Pig, che oggi c'ha più soldi lui che Bill Gates e la moglie. Sì. Ecco qui che in quel momento lui ti porta Peppa Pig, che secondo me l'ha fatto per scherzo agli amici la prima volta. Sì. Cioè gli ha disegnato... Poi se la son bevuta, a sorpresa. Sì, sì. Ma io una volta, sempre in gazebo, scusa se lo nomino sempre, no, ma gazebo, disegnava la base di Berlusconi, che era quasi uguale. Cioè quasi uguale, cioè aveva anche quella un riferimento. Questo è Berlusconi? Sì, io disegnai la bisettrice perché serve come linea guida e poi l'attaccatura dei capelli. Allora, arrivati a questo punto... Se ti fermi sembra brutto, poi se lo porti vai avanti. Se lo porti finito, insomma, diventa lui. Che bello. Quindi abbiamo anche Papi Pig, praticamente. No, ma a partire da una base che ha un riferimento sessuale, secondo me è vincente. Proprio è riconosciuto. Devo creare un ed personaggio con... Ma lasciamo stare, andiamo avanti. Andiamo avanti con Vanity Fair, eccolo qua. Ah, appunto, rimane in tema. Rimango in tema e in copertina... che io non so queste cose, Dynamite Kate, va bene, Kate Blanchett, e poi all'interno, attenzione, vi faccio vedere questa curiosa giusta posizione, ecco qua, la linea rossa di Francesco dalla telefonata a Pannella con retroscena, perché il Papa ha chiamato Pannella per una roba di incenso, credo, che ha scosso il Vaticano... un cretino. Alle richieste polacche per la cerimonia di canonizzazione, eccetera, eccetera, rinnovamento senza concessioni nemmeno, ecco qua, sul colore delle scarpe, che è una frecciata a quello di prima, no? Che aveva, le scarpette rosse, no? Belle Prada. Ecco, di fianco c'è la pubblicità di Cocca, dove c'è questa tizia che ha queste scarpe costosissime con dei tacchi altissimi. Però è per par condicio, cioè qua si parla di Bergoglio e qua si parla di Ratzinger, quindi andiamo avanti con Vanity Fair. Però vedete, anche Vanity Fair, che è il settimanale figo, cool, quello che piace alla gente che piace, dove scrivono quelli tipo Mentana e così via, e poi però anche un po' tanta fuffa, si butta sul Papa, così come Two Style. Uno dice, cosa c'entra Two Style col Papa? Ci arriviamo. Intanto volevo chiedere una cortesia, ecco qua, questo titolo, Tante cose carine a meno di 50 euro. Ecco, io sono contrario alla pena di morte, tranne per chi usa l'aggettivo carino, perché carino è l'aggettivo che non impegna. No? Com'è questo disegno? Se ti dicessero è carino... I calci. Esatto, perché comunque sono tante cose carine, meno di 50 o anche meno di 80. All'interno però, ecco qua, vedete che il mondo papale entra anche nei settimanali, insomma, la religione, intervista alla protagonista di Jesus Christ Superstar, che interpreta Maria Maddalena, eccola qua, come sono fortunata, Gesù mi ama, e dice, interpreto, noi donne vorremmo essere tutte come lei, come Maria Maddalena, amate senza pregiudizi. Io ricordo che Maria Maddalena faceva un mestiere, quindi adesso Berlusconi non dirà più erano cene eleganti, erano cene senza pregiudizi, perché è un po'... È bello vedere che l'italiano si evolve e fa dei passi avanti. E poi c'è Top, eccolo qua, Top. Allora, Top fa parte di una categoria di settimanali che sono uguali a chi di Alfonso Signorini, vedete, sono fatti uguali, ma vengono fatti da un unico redattore afgano pagato in nero, che si scrive... Che si scrive tutto il giornale, perché il mondo della comunicazione è più o meno questo. E a pagina 10, ecco qua, vediamo se riesce ad arrivarci, si interroga. L'ostia, attenzione anche qua, Pittarello e il Papa insieme, meno male che non è Pittarosso, quello spot bellissimo di Simona Ventura, per cui l'ONU ha chiesto ai caschi blu di intervenire. Comunque, qui c'è il Papa che dice l'ostia pure ai divorziati, e anche qua vediamo che il Papa appunto è moderno, si capisce perché ha in mano un frisbee. Allora andando...
Vi scuso moltissimo. E poi nelle pagine interne, vabbè, insomma, ci sono anche altre notizie, Valentina e il Grande Fratello e così via, di cui ci frega meno, perché poi a pagina 77 si rimane sempre in tema di religione, in questo caso proprio di apparizioni, no? Chi ha mai visto un'apparizione? Chi ha assistito a un miracolo? Ce ne sono tanti, fanno un santo ogni 5 minuti, in chiesa ci saranno i miracoli. Però ecco, a proposito di apparizioni, Paola Ferrari, eccola qua. Odio il tempo che passa e si vede, e da sposata tifo per la convivenza. No, Paola Ferrari. Il tempo che passa odia te, cioè, è reciproco. Esatto. Dato lei si arrabbia moltissimo ogni volta che gli si fa notare questa cosa, però io abito a Milano, ogni volta che va in onda lei è talmente illuminata lei che cala l'illuminazione. Che tutta la zona intorno a Corso Sempione al buio, per dire. Quindi, però se tu glielo dici lei se la prende molto. Vento fotonico. Va bene, questa era Paola Ferrari. Poi ti segnalo quest'altro settimanale, lo segnalo anche alla sala, Credere, eccolo qua, perché poi è partito obbedire il mio Papa. Combattere. Esatto. Quella è la seconda serie, infatti sarà Obbedire che sarà con Grillo e Combattere che sarà con la Santa Chiesa. Sopra, quelli belli sì? Fascisti verticali. No? Sai che hai ragione. Potrebbero lanciarlo con lo slogan Noi pregheremo diritto, mi piace molto. E poi all'interno, insomma, questa notizia è che Paolo VI sarà beato. Quindi adesso sta diventando che ognuno, ogni papa praticamente diventa avanza. Santo. Ogni fatto. Cosa hai disegnato? Che non no, io faccio. Sì, adesso lui parte che le scarpette non le vuole di Prada, però lascia il momento che tu le provi, guarda, al lusso ci si abitua in un attimo. Io lo vedo che miuccia, dice, ma dai, tengo una settimana in prova, non si preoccupa. Secondo me potrebbe farlo. E poi abbiamo invece Nuovo, che è un altro di questi settimanali tipo chi? Vabbè, c'è. Però non c'è il Papa. No, aspetta. Dagli tempo. Vabbè, c'è Albano, che comunque come miracolo, il fatto che si sia ravvicinato a Romina sicuramente è interessante. Però a pagina 14, eccolo qua, anche Paolo VI sarà beato. Ma c'è sempre questa accoppiata con la pagina e di fianco c'è un selfie con Melissa, ecco qua. Il che è molto bello, secondo me. Poi tra l'altro ormai l'italiano non vuol più farlo con Melissa Sate il selfie, vuol farlo con Paolo VI, quindi l'errore. Però è brutta proprio, guarda dove guarda lui, cioè è proprio un montaggio grafico che, brutto, allora, inverti le pagine, gli entrambi guardano fuori, così c'è proprio l'occhio. È veramente molto blasfema è questa brutto, cosa. È cattivo il grafico. Cioè. Sì, tra l'altro ricordiamo che con troppi selfie si diventa ciechi, quindi non è il caso. Allora, va bene. Ma ce le ha tutte scritte, io posso saperle prima. Sì? No, le battute che fai. Allora, invece questa, a proposito di, vanno molti papi, ma vanno molto anche i nobili. Tu conosci la marchesa Dani dal Secco d'Aragona? Sì. Siete amici? Com'è Roma? No? Te lo chiedo, tu che sei un ragazzo di campagna, un ragazzo diciamo che è abituato a dire pane, pane, il vino, questa grande bellezza. Ma rispetto a dove vivo io, Gaeta, Roma è provinciale. Che noi abbiamo l'abitudine, come posso dire, ai visitatori, ai turisti, alle frequenze. Roma invece è molto chiusa da questo punto di vista. Sì, chiunque viene fuori è burino, cioè loro sono chiusi nella romanità, nella romanischità. Ma adesso che sei un VIP, diciamo francamente, insomma, partecipi a queste cene, cioè i Cafonal, ad Agostino, eccetera, no, eccetera. Fuori da quel giro. Io il sogno della mia vita è farmi prendere come una tartina così, però non sei. Ancora non mi invitano. Non ti invitano? Però ti piacerebbe molto. Pensa a un caffo nel disegnato, potrebbe essere un suggerimento. Un'ideuccia di io il mio l'ho fatto per oggi. Allora, Dani Secco d'Aragona, Dani del Secco, e c'è questa lettera che le arriva, eccola qua. La volevo leggere perché io ho una passione per le lettere dei giornali. E si parla di un cugino che è un vero bugiardo seriale, e scrive Linda da Reggio Calabria, siccome Linda tra l'altro è la mia collaboratrice in radio, e le scrive: Marchesa, mio cugino ha un vizio, spara frottole dalla mattina alla sera, tutte con lo scopo di sembrare migliore di come è in realtà. Vabbè, questa è la cugina di Berlusconi. Ma l'altro titolo invece: a 70 anni vorrei farmi un tatuaggio. Sì. Ho appena compiuto 70 anni, ma me ne sento 40. Sono ancora. Sarà ti rimette la pelle sul tensionatore come il tombolo. Come fai? Sono ancora una bella donna, quindi non è Ratzinger, e vorrei farmi un tatuaggio sulla caviglia. Mio figlio, con poco garbo, dice che non ho l'età. Anche secondo lei sarai ridicolo. Altro figlio dice che non ha la caviglia, quindi. Vabbè, e qui non so come abbia risposto, non lo voglio neanche sapere. Va bene. E poi, ecco, su Diva e Donne, invece, si parla ancora di Papa. Eccolo qua. Eros Ramazzotti, Carlo Conti. Io mi sono fermato perché devo disegnare solo il Papa.
Non posso fare un'altra allora, salsa che non sia nudo col tatuaggio. Tra poco cambio argomento. Diva e donna, eccolo qua. Bertone e la casta. Cioè, a pagina 28 si parla di Bertone, se il cardinale vive da papa, e si parla di questo meraviglioso, diciamo, appartamento, esatto, la casta su Diva. E poi di fianco, lo vediamo qua, più fedeli gli elettori, ecco qui, ci sono tutte le foto dei politici con i loro animali. Ecco, c'è Berlusconi con Dudù, c'è D'Alema con un cane, c'è Gasparri. Gasparri è quello di sinistra, e questo lo dico. E poi c'è Mario Monti con Empi. Mario Monti che era qua ieri sera, tra l'altro. Non so, chi è stato a vedere Mario Monti? Posso chiedergli una cosa? Perché? No, perché c'erano delle file, tra l'altro, lunghissime. Secondo me questa cosa di dire che dentro c'era Cracco ha aiutato. Però tanto l'hanno messo i giovedì, no? Mario Monti. Mario Monti è un altro mio spreco enorme. Perché imparai a disegnarlo. E quando arrivai proprio alla sintesi, un po' come Letta, no? Imparai a disegnare Letta e poi... Finito. Proprio, a me poi dispiace aver buttato ore e ore per arrivare. Cioè, non ti spiace per lui, ti spiace per no, te. No, spiace per me. Il momento che io posso fare un libretto, una cosetta, cioè iniziare pure io a fare Peppa Pig mio, e lui sì. Piglia. Mo su Renzi ci sto andando... Cavolo. Cioè, lo faccio come viene, non me lo studio, non investo più così. Cioè, non ti affezioni. No, ma non so se poi quando lo imparo... Metti che... Sta pure lui come Monti qua di giovedì. Monti gli anni scorsi chiudeva il festival, adesso venite a vedere Monti, c'è scritto fuori con l'imbonitore. È vivo, toccalo. Vabbè, allora, lo diciamo ad Arianna l'anno prossimo di prenotare Renzi per giovedì, così siamo a posto e anche lui va bene. Poi ce ne sono tanti altri, segnalo velocemente, c'è il mio papa alpino che è bellissimo su adesso. Il mio papa alpino mi fa molto ridere, non lo so perché mi viene Heidi. Poi c'è adesso, tra l'altro a proposito di Renzi, ma adesso non era anche lo slogan di Renzi? Sì, la campagna... All'inizio, adesso, no. Sì. Invece adesso poi invece diventa poi, perché promette tantissimo. No, è proprio una testata, non siamo preparati. Cioè, si chiama adesso. E poi detto hai appunto il mio papa alpino, eccolo qua, c'è cioè, il mio papa campagnolo, il mio papa montanaro, eccetera, eccetera. E poi ecco, su intimità, l'avevo tenuto, a parte questo vivo internazionale, questo voglio farlo vedere, vivo internazionale, sono tutti questi settimane di Cairo, sai Cairo, l'editore della Sette, no? Che, a cui voglio bene. Ah sì? No, detto così, non si sa mai. Perché, vabbè, era l'autista di Berlusconi ed è diventato dire... No, nel senso, per carità, ha fatto una bellissima... E questo serve a imparare le lingue col Papa, eccolo qua. Contiene il post di Papa Francesco, ma anche con Belen. E uno può scegliere... E segnalo però che serve a imparare le lingue, no? E però il prezzo è solo 2 euro mese. Quindi uno impara le lingue, ma disimpara eventualmente l'italiano. E l'ultima intimità, eccolo qua. Anziani, come difendersi dalle truffe... Non comprate vivo internazionale, è un po' questo il mondo. Va bene, allora questa è tutta la parte papale, adesso andiamo avanti ancora 6 ore, ve lo dico, chiamate a casa che non tornate perché... Cairo, come dicevo prima, ha tantissimi settimanali, tra i quali questo che si chiama Giallo, eccolo qua, Storie, Delitti e Misteri, che ha queste foto bellissime, vabbè. Tra l'altro c'è uno speciale Perugia, naturalmente, perché no, qua le nuove piste, Olindo e Rosa, saranno stati loro Amanda Knox, perché ormai le mischiano praticamente. E la cosa bella di questo Giallo però è che è vecchio a livello di comunicazione, perché mette la cronaca nera tutte insieme, è un po' Salvo Sottile fermo praticamente, no, come settimanale. Perché invece ci sono altri settimanali, come questo, Cronaca Vera, che immagino conoscerete. Chi legge Cronaca Vera? C'è qualcuno, poi è contento anche, abbonato, ma scrivi anche ai misteri del sesso il professor R. dell'Alba, quello, vabbè, meno male, ti stimo moltissimo, che è rimasto più o meno come era, no? C'è un giornale che parla di corna, c'è un nudo in copertina, eccetera, eccetera, però improvvisamente, ecco qua, derivano euro, ecco qui, ecco qua, l'ira della lira, i fattori dell'euro, non resta che spaventare chi la pensa diversamente, e dentro c'è una lunga intemerata contro l'euro. È meraviglioso. E sotto ogni pagina c'è scritto fate girare. Fate girare. Ma io non ci girare. Credo. Cioè, no, non, qua non si vede, no? Ma no. Tutte le foto di Cronaca Vera sono sgranate. Sì. Sono bianche e nere sgranate. Secondo me c'è proprio un filtro di Photoshop. Si chiama Cronaca Vera. Per farle brutte. Che te le fa così perché sono veramente bellissime. Sì. E sono così dagli anni 70 quando la compravo io, la leggevo io.
Tra l'altro non ho visto se ci siano ancora, ci sono anche i disegni su Corona Caverna. Sgranati, perché... Esatto, anche quelli. No, è incredibile, sono cose che sembra autoscatto di Leone, guarda. C'è I misteri del sesso, che è la mia preferita, eccola qua. Professor dell'Alba. I titoli sono meravigliosi, sembrano quelli di Dago Spia. Incontri bollenti nella casa del sesso. Qui è una storia bellissima perché poi... Corpo mille, a contrasto. Lui alla fine qua sai dove allora finisce? Va a fare assistenza agli anziani, questo qui. A sorpresa. È spoilerato. Esatto, io ho spoilerato il finale. Poi c'è una lettera, ho 28 anni e sono ancora vergine. Vabbè, non la voglio leggere. E ci sono questi disegni meravigliosi. Sempre quando lavoravo a Cuore, c'è una rubrica che si chiama Confessioni Vere e racconta queste storie meravigliose. Sono sempre cognati, più o meno, sempre che stanno con un cugino. No? C'è questa Italia meravigliosa del film porno di Mario Salieri. Bravo. Questa roba. Niente, c'è gente che fischietta, va bene, non c'è problema. No, non c'è problema. E questo ti riguarda perché sei disegnatore. A un certo punto volevamo fare delle tavole tipo di Walter Molino, no? Ho fatto un disegno, se Paolo gentilmente lo manda, Paolo, e rende bene inutile, riguarda una cosa di cui abbiamo parlato 20 minuti fa. Quindi, vabbè. Però Monti l'avevo stilizzato bene con sta cofana. Walter Molino. Cosa rappresenta la cofana? Perché sembra più una tiara papale anche. Non lo so, Monti ha questa pettinatura che tende ad alzarsi qua. Dopo un po' io ho iniziato a vederlo come... Tu te lo ricordi il Dracula, quello di Coppola? No, sì, che aveva questa pettinatura settecentesca altissima. E Monti tendeva a quello, io mi ci sono avviato in quella strada. Però questa cosa è già finita. Dimmi... Cosa si perderà come lacrime nella pioggia. Bravissimo. Questo è un po', no, vabbè, ma mi è detto era inutile, però la cosa divertente o quasi Molino, è che noi chiamammo per chiedere notizie di questo disegnatore che illustrava Confessioni Vere e ci dissero che era morto da 8 anni. Questa era e loro prendevano i disegni di questo tuo collega, diciamo, e poi scrivevano le Confessioni Vere. Ed è, che è come al il contrario, cioè Berlusconi manda le foto e poi loro ci fanno il telegiornale intorno, più o meno la stessa. Allora, poi c'è Panorama, eccolo qua, con Matteo Renzi, con il nasone. La Sai, l'ultima di Matteo. Ecco, questa una volta era un settimanale straordinario e poi è diventato questa roba qua. E però la cosa bella di Panorama è all'interno, a pagina 77, io prima parlavo di Mario Salieri, un'intervista a Rocco Siffredi, eccolo qui. C'è una donna che mi ha fatto davvero male, è mia mamma. Allora, questo una volta era, diciamo, il settimanale dell'intelligenza, è stato uno dei primi patinati, ha avuto un suo... Poi è arrivato Carlo Rossella e le cose sono un pochino cambiate. Però la cosa che mi ha colpito di questa intervista a Rocco Siffredi, che fa questa pubblicità bellissima con un avatar di Ornella Muti, non so se l'avete visto ultimamente, c'è questa domanda che gli fanno: il tabù familiare l'hai mai violato? E qui c'è la famiglia italiana, secondo me descritta alla perfezione, solo una volta, quando ho portato mio papà a puttane. Questo dice Rocco Siffredi. Aveva 80 anni e mi era giunta voce che avesse iniziato a provarci con le babysitter di tutti i nipoti. L'ho fatto venire a Budapest, qua c'è anche un doppio senso che sicuramente il giornalista ha scritto scientemente, gli ho messo una ragazza in macchina e mi sono allontanato. Ha fatto l'amore 2 volte quella sera, il giorno dopo l'ho trovato con la tuta sul tapis roulant, rinato. Mi sono messo contro tutta la famiglia, ma sono felice di averlo fatto. Ecco. Quando vi chiederanno cos'è la famiglia italiana, questo è, diciamo, secondo me, la descrizione del figlio che manda a puttare il babbo, so, e lo rivendica. Perfetto. Io non ne ho, ma vorrei un figlio come Rocco. Come Rocco? A 80 anni. Perché? Perché ci pensa a suo padre. Allora ti dico un altro... Che non è uno che ti lascia così, capito? Un altro particolare dell'intervista. Dice che suo figlio lo consiglia sulle strategie di marketing. Ha detto: papà, tu devi fare le orge in streaming, se no poi ti fregano con YouPorn. Cioè, nell'intervista qua, ed è... Va bene. Passiamo ai mensili di fantascienza. Vediamo. Ecco qua. Men's Health. Madonna, quanto li odio. Cioè, che fa credere alla gente che esistano gli addominali, che è una roba... Esatto. No, totalmente inventata. Stai per scoppiare, salvati con queste 5 mosse, che non so, staccarsi la valvola, non so cosa sia. Non lo so. Poi, sex, quando a lei piace farsi guardare, e io sono stato a vedere dentro e c'è scritto se la paghi, anche questo è... E poi, vabbè, dentro c'è tutto un servizio, falla impazzire a letto, stando nella stanza accanto col televisore altissimo. Questo è... Oppure spargi le briciole, ecco, lì la fa impazzire a letto sicuramente. E va bene.
No, questo è il titolo, è bellissimo, prego mettilo sotto. No, perché... prima vorrei vedere il tuo Renzi che mi piace molto. Sì, no, il mio Renzi è così, come viene viene, alla cazzo, non me ne frega niente, non cerco più di farlo somigliante, di stilizzarlo, anzi, tra un po' ci scrivo proprio, ci metto una targhetta qua che gli spunto scritto Renzi. Tanto questo mi frega, se io mi concentro a novembre faccio uscire il libro, perché io devo guadagnarmi come te, su di lui... Vabbè. Me lo ritrovo segato. Ma guarda che è come quando andava alla ruota della fortuna, c'aveva la targhetta, quindi è la stessa identica cosa. Questo è il mio cavallo di battaglia. Mangia grasso, diventa magro? Sì, sì. Sturati le arterie col fritto. Io ho proprio un libro in evidenza che nessuno mi deve rompere i coglioni. Tra l'altro è preoccupante perché da quando è uscito questo, mangia grasso e diventa magro, ma io la gente tatuare, che vuole mordermi, cazzo. Quindi ti giuro. Ma quello è pieno di grassi. Vabbè. Io corro, vabbè. E poi 15 minuti al giorno per un corpo nuovo. Sì, lo devi rubare un pezzo alla volta, com'è? No, io l'ho letto, ti insegna a usare Photoshop, è facile. Dimagrisci con Photoshop, non è esatto. Vero, questa è un'altra cosa. Tanto ormai vivi di avatar, tu mandi le foto, infatti, capito? Poi alla fine quando ti incontri è fatta. Esatto, non è che diciamo, i social network ci dicono questo. E a proposito di questo vorrei segnalare F, eccolo qua, che è sempre Cairo, credo. E c'è questa foto di lei? Nica Costa, credo, no? Di non so chi è. Laura Morandi. È una gag per far vedere che non la riconosco, non è che... A me anche dopo che hanno detto il nome non so chi sia, quindi... No, Laura Morandi è quella... Ah sì, no, è quella attrice, della copertina di F. È quella che chiamano quando Margherita Bui non può, è quella lì. La seconda scelta. Cioè serve, no, o viceversa, cioè è libera, dobbiamo fare quella nevrotica, chi c'è? C'è Laura Morante oppure Margherita? Scusate, io rido perché vedo la copertina successiva e mi fa ridere senza sapere cosa sia. Cioè, mi fa ridere. Vabbè, allora, una roba di Monty Python. La facciamo, ecco qua, è Tiziano Terzani, diario intimo di un giornalista. Ah no, scusa. No, è Terzani, insomma. Insomma, mica la Morante. Anche se qua potrebbe essere chiunque, Babbo Natale o chiunque altro, è diario intimo di un giornalista, scritta così sembra che sia una roba pecoreccia e invece no. Però c'è una notizia interessante invece che all'interno, perché questo è il venerdì di Repubblica, non è che stiamo parlando di pizza e fichi, no al numero sul casco e la gente resta anonimo. No? Fai prendevi la targa. E questa battaglia che stanno facendo adesso, giustamente anche per quello che è accaduto recentemente, si sta un po' mosciando la presentazione... Chiamiamo Giovanardi che spara una stronzata, guarda che lì alla Zanzara fanno così, quando va giù l'ascolto. Però insomma, vabbè, qui è un pezzo interessante, dice che gli agenti non avranno il numero sul casco, ma si segnalano le tacche. Cioè ognuno di quelli che, questa è molto cattiva, la lascia stare. Poi invece su 7 c'è Camilleri, eccolo qua. Nemmeno Montalbano ha risolto il caso Italia, Andrea Camilleri, del quale mentre stiamo parlando sono già usciti 4 libri, da quando abbiamo cominciato... Cioè li alterno, ne esce uno suo e uno di Travaglio, questa è un po' la cosa. E poi all'interno, vabbè, c'è questa idea ancora di Matteo Renzi, ecco qui, che vorrebbe imporre il servizio civile a tutti. Ah, è interessante. Bello Matteo. No, non è male. Sì, tanto io sto fuori. Vabbè, il volontariato, l'investimento educativo, eccetera, eccetera. Lo slogan sarà appunto, sarete tutti come Berlusconi. E poi, ecco qua. E concludo con Mariana Madia, eccola qua. E qui vediamo la Maria di Zeffirelli, cioè. Da un Madonnar del 600, credo, ecco qui. Guardate che sguardo intelligente, guardate che competenza. No, allora, che, sto parlando di questo, sto parlando. No, cosa l'altro giorno la conferenza stampa aveva un'acconciatura che secondo me ha richiesto tipo 26 ore. Infatti non poteva muoversi, doveva rimanere così. Pure se la chiamavano di là quelle domande, lei continuava. No, infatti peccato che non ci sono più le lire, perché sarebbe perfetta da mettere sulle lire. Sì, è perfetto. Il titolo è Mamma e Ministro, perché devono convincere la gente che sa fare due cose contemporaneamente. Adesso io non so se ci sia riuscita, ma comunque... No, sicuramente una bravissima madre. Fammi pensare. Va bene, e questi erano i settimane di oggi e quindi sostanzialmente avremo concluso teoricamente. Beh, sì. Però so che volete conoscere meglio quest'uomo, che chiamate follemente tutti i segreti di... Questo è un fuori programma, no? Lascia stare che avete... Tanto oggi invece avete la serata gazebo... Ah sì. Quando è? Questa sera alle 10, alle 22? Alle 22...
a sala dei notari. E qui a due posti, sul pavone, a no, sala dei notari, dove ci esibiremo non so chi. Cioè io, Diego e altri che sinceramente non contano quanto me lui, quindi... No, forse c'è Mirko, non ho idea. Mystery 4 ci sarà, credo. Non lo so. No, io non lo so, a me non dicono un cazzo mai. Io vado in onda senza conoscere la scaletta, niente. Sì, Gazzero Blocco, là ognuno per sé. Quando, voi quando vedete la sigla di chiusura, adesso rimangono insieme e fanno delle cose. Invece vi odiate. Ti saluto, partono piccoli sguardi brutti. Questa è una cosa stranissima. Dico, per chi non sente, al Festival del Giornalismo non c'è Marco da Milano, che tra l'altro è l'unico posto in cui non è Marco da Milano. Quindi... Esatto, perché Marco sa che questo non va in diretta, cioè non va in onda, e quindi dice, che venga a fare? Non mi si vede in TV, no? Da Milano è inquietante, io l'ho visto l'anno scorso, qua ci sono le telecamere in ascensore, era cioè, lì che parlava, sì, lui c'è una persona anziana, una persona insomma anziana, ha detto anziana, ci avrà meno di 70 anni, che mi ha detto... Ah, pensavo parlassi da Milano. Mi piace, sì, mi piace molto quel giornalista che ha quel programma sulla 7. Cioè, secondo lui, possedeva Omnibus e tutto il resto. No? La mattina sulla 7 era sua. Lui ha il palinsesto sostanzialmente. Sì, la 7. Sì. Però la scuola è una cosa che mi sono sempre chiesto: lo pagano? Perché... No, questo te lo dico con assoluta certezza. Cioè lui fa praticamente una onlus che quando... No, è proprio una malattia, perché già lo pagassero tu troveresti una regione, invece lui è una patologia sua. È un esibizionista. Delirio di onnipresenza, quindi deve essere ovunque. No, noi lo sfottiamo così. Il fatto è che è richiesto, non è che lui prega. Lo chiamo. Io lo trovi fuori da Teleroma 56 così. Non mi stupirebbe. Ma c'è lo sciopero generale. No, vabbè, da Milano comunque piace a molti. Abbiamo altre domande per... Bella testa, Marco. Sì, che l'avete. Ribadisco, ecco. Cioè, Mystery 4 è... Che è il taxista. Io voglio dire... L'incontro con Mystery 4 è a me, stato... La cosa che racconta Diego, la cosa che racconta Diego è che l'ha incontrato fuori a una manifestazione tassisti. Mystery 4 esce dall'Actor Studio... Perché dite Missouri invece che Missouri? Ed è un attore professionista. Mystery 4 voi l'avete, senza barba l'avrete visto sicuramente in moltissime produzioni nel Sundance, produzioni indipendenti americane, quindi qua arriva poco e solamente nei festival specializzati. Per evitare il rischio che fosse riconosciuto da cinefili e altri addetti ai lavori, dicono: ah, ma quello non è Mystery che l'ho visto il film qualcosa, no? Quindi non è uno degli... Fate crescere la barba. Senza barba, senza barba e Mastandrea, commenta. E lui fa finta di essere tassista. Cioè, poi, capito, è metodo Stanislavski, lui veramente guida il taxi, veramente si è preso una licenza. Quindi lui fa questa vita per completa immersione nel ruolo. Però si vede che è un attore, cioè si vede, esce fuori. Io dico, meno. Sbaglia qualcosa, Mirko. Sembra anche uno degli ZZ Top, ti ricordi quel gruppo heavy metal? Oh. Potrebbe essere anche uno di quelli. Bene, altri fan di Gazebo che vogliono interrogare? Ma sta a farò del culo, guarda. No, no, io di Gazebo, guarda. Tra l'altro, posso farti un... Sono tifoso, e tutti devono dire così. Una fellazio. Fai una figura del merda se dici che non sei tifoso. Gazebo, tra le varie cose, è l'unico programma al mondo televisivo, almeno in Italia, che sia riuscito, per esempio, a contemporaneizzare la rete, perché Twitter, adesso parlo da autore televisivo per 5 secondi, mi scuso, perché per campare poi faccio quello. Normalmente l'autore televisivo medio, che è un cretino come me, prende la rete e crede di poterle cooptare i contenuti e portarli all'interno della televisione e pensa che funzioni normalmente, no? Ed è per quello che, per esempio, prende le battute dalla rete, autoconcluse, e crede che quello che magari prende 1000 like su Facebook poi... Sta dando una mazzata all'autore di Grozza, io l'ho riconosciuta. Non mamma lavoro... che brutta cosa che ho visto, guarda. Cosa che hai fatto adesso? Invece, Diego Bianchi in Arte Zoro, ma tutta l'allegra banda di Gazebo, come vi definiscono, in realtà, utilizzando per esempio su Twitter quella chiave di lettura, cioè creando un racconto e creando quella classifica che in realtà è un pezzo comico molto divertente, per la prima volta ha trasformato la televisione da verticale, come sempre, in orizzontale. E quindi è una piccola innovazione. Vorrei un applauso per questo, grazie. Questa... è una mia vecchia teoria, tu chiedi l'applauso e te lo fanno, passo dopo fai un partito ed è andata.
Comunque quello che dici tu deriva dal fatto che Zoro nasce nella rete, quindi certo. Parla di qualcosa che gli è congeniale. Sì, congeniale, fa parte di lui, come me anche. Antonio, tutti quanti da là veniamo, cioè non veniamo dalla televisione come te. Grazie. Ogni tanto ti metti questa spilletta di cuore. Ma in realtà io autore televisivo, io sono autore pure. Televisivo di A Sua Immagine, peraltro, quindi per quello che sapevo tutto del Papa Su Immagine, condotto tra l'altro da Francesca Fialdini, che tutti quanti apprezziamo e amiamo, no? E infatti è il primo programma nativo di Rete, quindi l'anno prossimo tornerete a fare le tre puntate come sempre, tutte le sere. Che cattiveria. No, non lo so, l'anno prossimo sapremo. No, possiamo spezzare una lancia in testa a Vianello, il direttore di Rai 3, perché la seconda serata è un genere che è morto, anche perché la seconda serata ha questa caratteristica, costa un botto di soldi, mentre Gazebo credo costi due paste e un cappuccino sostanzialmente. Proprio no? Pizza e fighi. Cioè. Sì, non è che lo fate nel retro del... Lo facciamo nel retro dei pacchi, che non è, dici, è la parte, lo sapete i pacchi? Su Rai 1, in cine, dai. Quelli che capito. Affari tuoi si chiama, appunto, noi diciamo i pacchi. Sì, non far finta di non vederlo mai, perché no, tu, lo guardo. Io ti vedo tutte le sere con la ghigliottina. Poi il sì, a me sta simpatico, quindi. Il retro è proprio il retro della gradinata dove è il pubblico dei pacchi, è tutto puntellato di legno, cioè è fatto proprio da quelli che facevano le cattedrali, l'altro, da sera c'era... non è quei tubi innocenti. E quella puntellatura così casuale, quasi disorganizzata, però corallina, cioè, oh, attento là staccatevi, metteci una zeppa. Quindi non è... bella, regolare, tutta casuale, tutta è un'installazione artistica. Quando l'abbiamo vista, mi ha detto: no, facciamo, non copriamo niente perché è una scenografia perfetta. Poi c'è da Milano che quando può va a fare il pacco del Lazio da Insin, si infila. Tu l'ho visto l'altra sera, scavichi ma non apre, eccetera, eccetera. No, appunto, la seconda serata non la fa più nessuno, questa costa poco e niente, è l'unico baluardo, un po' di intelligenza. C'è Vianello qua? No, non c'è, non qui fisicamente, c'è al festival, non lo so, però insomma, spezziamogli questa lancia. Non è venuto perché temeva di incontrare io non lo so se c'è. La banda di Zoro. Va bene, ci sono altre domande per Marco? Sì, ce n'è una là in fondo. Io speravo di fare colazione. Invece. Tornando a Gazebo, la vignetta finale, il capolavoro, come lo definisce Zoro? Ha detto come lo definisce Zoro, come se non fosse... No, concordo, però citavo, insomma, per no, capito. Fatti diritti autore. Ironico. Cioè, uno che ti fa la domanda per sfotterti. Guarda che... No. Vabbè, no, grazie, sentiamo un altro. No. come nasce, nel senso, è autonoma o comunque viene concordata anche con altri autori? Concordata. Ecco chi. Cioè ti chiama la tarantola, ti chiama la tarantola e ti dice... Cioè, ma li hai visti gli altri? Li hai visti gli altri, chi sono? Sì, sì. A malapena hanno letto di Ramolla, non sanno un cazzo, né dico. Di cinema, né di fumetto, né di ti parlavo come argomento, cioè sarà... No. Comunque tu... No. Allora c'è a volte Andrea Salerno, che è veramente un mostro di esperienza, cioè, non lo conosce, è capoprogetto, lui ha fatto tutto, con Guzzanti, con tutta una persona bellissima, quindi mi dice: Marco, saremmo scoperti sulle Filippine, fa qualcosa che fa piagne. Automaticamente io farò qualcosa su Renzi, che fa molto... però no, lo faccio, sembra strano, faccio da solo, chiuso nella mia camera d'albergo e loro lo vedono quando va in onda. L'unico che lo vede prima è Igor Skovic, che a volte... Che però non lo capisce. No, lo capisce, no. Se vede delle cose che sfiorano la bestemmia o che possono essere minimamente passibili di denuncia o querela, chiama Salerno e dice: ho qualche dubbio qui. Cioè Papa Pig, per esempio, chiamerebbe Avrebbe chiamato, okay. Però ci sono state... Però non ho mai subito censura, no, una volta sola, perché fece la regina Elisabetta che, vabbè, faceva una cosa... Ma raccontiamola. E allora, no, dice: non puoi mettere la regina Elisabetta perché sono capi di Stato, non li puoi usare. Ho detto: vabbè, allora io feci il Dalai Lama nell'esatta posizione. Non gli piacque. Non andò. E quella poi fu costretta a sostituire un'altra cosa. Però lì fu l'unico caso di censura che io subì censura, insomma. Però per il resto loro non vedono mai nulla prima, quando vanno in onda. Zoro, Diego non lo sa assolutamente cosa sia il cartone. Infatti a volte lo presenta con allegria, no? E adesso vediamo, invece è una cosa triste.
Marco, ma dimmi almeno se è una cosa. Vabbè, questo è. Quindi l'unica censura sulla regina Elisabetta. E Dalai Lama. E Dalai Lama. Sono strani i meandri della censura. A me l'unica volta che hanno fatto una telefonata per chiedermi di non parlare di qualcuno a Capital è stato su Bruno Vespa. Perché avevo fatto una... Sai, lui aveva una recensione di vini su Panorama. Bruno Vespa aveva una rubrica in cui recensiva i vini su Panorama. Bruno Vespa sommelier. Che io ho preso per il culo per 25 anni e la direttora, che allora non era Zucconi, chiamò dicendo non si può perché si potrebbe pensare che poi glieli regalano. Si potrebbe pensare, va bene, e ho continuato a farla tranquillamente. Bravo. Vedo mani che si alzano. Vedo gente che si alza e se ne va. Dai. Va bene, allora o parlate ora oppure tacete per sempre. Chiudiamola qua. È andata così, senza un vero perché. Ringraziamo Marco D'Ambrogio, detto Marco. E adesso divertitevi, perché la giornata prosegue con... Cazzo. Sto andando in un posto pieno di passioni. Le passioni di questi ragazzi sono diventate un'impresa. App per il telefonino. Il social network per gli sportivi. Design.